La Guardia di Finanza di Enna ha sottoposto a sequestro oltre 19.000 prodotti non sicuri, fra oggettistiche e addobbi natalizi, risultati privi di etichetta o non conformi al codice del consumo. Le fiamme gialle hanno individuato e sottoposto a controllo nel capoluogo un esercizio commerciale della grande distribuzione, presso il quale sono state rinvenute centinaia di confezioni contenenti prodotti e addobbi per il Natale, posti in vendita senza etichetta in lingua italiana, non recanti informazioni chiare e precise circa la sicurezza delle materie e componenti, nonché della filiera commerciale di provenienza. Il titolare dell'attività controllata è stato segnalato ai competenti organi amministrativi per l'applicazione delle previste sanzioni fino a un massimo di circa 25.000 euro. Sarà parzialmente ammodernata e sistemata la strada che collega lo svincolo dell'A19 con Piazza Armerina. Ad eseguire gli interventi la ditta Viba SRL di Alcamo, che si è aggiudicata la gara con un ribasso d'asta del 34% per un importo contrattuale di circa 850.000 euro. Uno stanziamento mirato nell'ambito della finanziaria della regione per ridurre la tariffa e abbattere così le bollette dell'acqua per i cittadini della provincia di Enna. Lo ha chiesto alla regione il presidente dell'Assemblea Territoriale Idrica di Enna, Nino Cammarata. In sostituzione di Paolo Glori è stato nominato nuovo componente della Giunta Comunale di Enna, Rosario Vasapollo. Tra le deleghe che gli sono state assegnate, salute e igiene, servizi anagrafici e demografici, personale, cantieri di servizio e pergusa. In Sicilia c'è bisogno di molto, ma di sicuro non ci servono i tagli. La CISL commenta così la revisione dei fondi del PNRR da assegnare alla tratta ferroviaria siciliana. Alcune importanti città delle nostre province da tempo sono state private della mobilità ferroviaria, spiega la segretaria Agrigento Caltanissette d'Enna Carmela Petralia. Il processo evidentemente non è destinato a fermarsi se a farne le spese saranno tratte strategiche fondamentali come la Enna Caltanissette Axirbi e la Lercara Caltanissette Axirbi. Queste scelte, prosegue Petralia, sono da contestare perché aggravano la situazione in territori già disagiati che assistono impotenti al fenomeno dello spopolamento. Il calendario della raccolta differenziata nella città di Enna prevede giovedì sera il conferimento di carta e cartone, venerdì sera il conferimento dell'umido. Le utenze domestiche sono invitate a esporre sacchi o mastelli dalle ore 22 alle ore 6. Venerdì, festività dell'Immacolata, il servizio per le utenze non domestiche sarà svolto solo nel turno mattutino, mentre i centri di raccolta comunali rimarranno chiusi. Per ulteriori approfondimenti visitate il sito ennalive.it, per contattare la redazione scrivete a redazione@ennalive.it.